I racconti dei maestri. Madre di Grace Paley. Un giorno stavo ascoltando la radio. Trasmettevano una canzone. Oh, I long to see my mother in the doorway. Oddio, dissi. Come capisco questa canzone? Spesso ho desiderato di vedere mia madre sulla soglia. In effetti, stava di frequente sulle soglie di svariate porte a guardarmi. Un giorno se ne stava proprio così sulla soglia di casa. L'oscurità del corridoio dietro di lei. Era Capodanno. Disse con tono triste, «Se torni a casa alle 4 del mattino quando hai 17 anni, a che ora tornerai quando ne avrai 20?» Fece questa domanda senza sarcasmo o cattiveria. Aveva appena iniziato i suoi inquieti preparativi per la morte. Non ci sarebbe stata, pensava, quando avrei avuto 20 anni. Così si interrogava. Un'altra volta stava sulla soglia di camera mia. Avevo appena pubblicato un manifesto politico attaccando la posizione della famiglia nell'Unione Sovietica. Disse... Vai a dormire, per amor di Dio, stupida, sciocca, tu e le tue idee comuniste. Li abbiamo già visti, tuo padre Dio, nel 1905. Avevamo già capito tutto. Sulla porta della cucina disse, non finisci mai il tuo pranzo. Ti aggiri qua e là senza alcun senso, che ne sarà di te? Poi lei morì. Naturalmente per il resto della vita ho desiderato ardentemente di vederla non solo sulle soglie, ma in un altro gran numero di posti. In sala da pranzo con le zie, alla finestra che guarda su e giù per l'isolato, in giardino fra le zinnie e le calendule, in soggiorno con mio padre. Stavano seduti su comode poltrone di cuoio, ascoltavano Mozart, si guardavano sorpresi, sembrava che fossero appena arrivati con la nave. Sembrava che avessero appena imparato le prime parole inglesi. Sembrava che lui avesse appena superato un esame col suo professore americano di anatomia. Sembrava che lei avesse appena lasciato il negozio per la cucina. Vorrei poterla vedere sulla soglia del soggiorno. Stette là per un attimo. Poi si sedette accanto a lui. Avevano un giradischi costoso. Ascoltavano Bach. Lei gli disse... Parla un pochino con me. Non parliamo più come una volta. Sono stanco, disse lui. Non lo vedi? Oggi ho visitato forse 30 persone, tutte malate, tutte che parlano, parlano, parlano. Ascolta la musica, disse lui. Una volta eri molto intonata. Sono stanco, disse lui. Poi lei morì.